Lo riconoscete? È Pierpaolo Pasolini in una delle foto più belle mai scattategli. Una foto pensierosa, felice a metà, morigerata nel dichiararlo al mondo. Pasolini ha avuto il merito e il coraggio di allargare il baricentro culturale dell'omosessualità, quando questa era ancora un tabù. Sensibile come il dito di un bambino se punto da uno spillo. Nell'opera Supplica mia madre si autodefinì figlio indegno, non per il suo orientamento sessuale, ma per aver patito un forte senso di colpa nella gestione dei sentimenti familiari. La sua grandezza riposa nel ricordo di un artista vero, completo, capace di descriversi con una sconcertante facilità. La mia indipendenza, che è la mia forza, implica la solitudine, che è la mia debolezza più grande. Un omaggio doveroso a Pierpaolo Pasolini a circa 40 anni dalla sua morte. Un personaggio particolare perché è stato un po' tutto Pierpaolo Pasolini, giornalista, regista, autore, poeta, scrittore, ha fatto tutto. Oggi al telefono abbiamo un bravissimo collega che ha scritto un libro, so che ne ha scritto anche un altro, quindi parleremo anche, annunceremo con un po' di anticipo qualcosa, ma uno dei suoi capolavori è per me TV Cattiva, no, scusatemi, TV Cattiva Maestra, il capolavoro di Popper, una riedizione moderna e sicuramente il trattato e la TV Bellezza di Mariano Sabatini. Benvenuto Mariano. Buonasera, eccomi qui, grazie. Mariano, era Non un sono lapsus, Popper, non sono Popper. esatto, era un lapsus voluto per lanciare Popper, lo sai? Ma Mariano, è una Dimmi. TV cattiva e tante volte ci sono anche dei registi un po' cattivelli. Come hai preso le dichiarazioni di Muccino sul grande Pasolini? Ma ognuno è libero di dire quello che crede, anzi, viva Dio che si sollevino questi dibattiti, no? In un paese che è fermo al Medioevo, se ancora qualcuno ha voglia di fare un dibattito culturale, dobbiamo solo gioirne. Detto questo, un frammento del cinema di Pasolino vale più della intera filmografia di Muccino. Ci sono alcuni film che, come molta della sua narrativa, sono legati molto a quel periodo perché erano film che volevano denunciare, che volevano scuotere le coscienze, che volevano turbare, quindi il valore vero di molti film di Pasolini è in quello, a mio avviso, perché poi io parlo per me, non ho scienza infusa. E, mentre invece Muccino è un mestierante, è uno che sta molto attento al mercato, uno che parla a un pubblico popolare, vasto, indifferenziato, insomma, è come paragonare Enzo Biagi ad Alfonso Signorini, insomma, sono due giornalismi diversi e sono due cinematografie agli opposti. Potremmo anche dire o allevi a Mozart, anche se si sa, Allevi ha detto che non era poi tanto musicale, però siamo abituati Sì, ormai. beh, Allevi è, ora io non so bene, non sono un musicologo, però Mozart non No, so se fa fosse un sorridere. fenomeno popolare, No, Allevi certo. è lirica pop, insomma. Da critico, quindi da analista del fenomeno televisivo, e È perché musica no? classica, non lirica, musica Sì. classica pop. Esatto, e perché no anche magari cinematografico. Non pensi che uno dei problemi più grandi sia il voler per forza analizzare un personaggio rapportandolo al periodo odierno, attuale? Cioè, perché dobbiamo ogni volta decontestualizzare un grande che è posizionato giustamente in un periodo storico e muovere delle critiche? Faccio un esempio, Elda Lanza, che è una tua grande amica, nonché la prima grande conduttrice di Sì, Mamma bravo, Rai, bravo. molto Non spesso. annunciatrice, molti Esatto, sbagliano e dicono annunciatrice. molto spesso dimenticata anche da Mamma Rai, non può essere paragonata alle colleghe che oggi vanno ad occupare i pomeriggi, o legalmente o abusivamente i pomeriggi televisivi della Rai. Però va anche detto che nessuno si permette di dire, vabbè, ma Elda Lanza faceva una TV diversa. Certo, così come Pasolini, per fortuna,
faceva un cinema e un giornalismo diverso. Oggi ho la vaga impressione, tu sei un esperto in questo campo, che per rilanciare la propria immagine si tenda un po' ad infangare quella di qualcun altro. Sì, in realtà non ci si riesce, perché Muccino, tentando, ammesso che lui volesse infangare Pasolini e non... Che di certo non può difendersi, eh? E che di certo non può difendersi, che è stato massacrato in modo abominevole. Vedevo il film di Abel Ferrara l'altro giorno su Sky e insomma è stato veramente macellato. E detto questo, non credo che Muccino volesse infangarlo, e del resto non credo che neanche abbia la forza intellettuale per neanche aspirare a farlo, e non ci riuscirebbe, nel senso che Pasolini è un tale monumento che infangarlo a distanza di 40 anni è impossibile. Tutto quello che si poteva fare a Pasolini lo si è fatto in vita. Leggevo l'altro giorno un'intervista a Giulia Maria Crespi, che è stata una donna importante all'interno del Corriere della Sera, e noi che non facciamo altro che magnificare i pezzi che per Paolo Pasolini, per primo, il primo intellettuale non giornalista puro, non iscritto all'ordine, scriveva in prima pagina questi corsivi. Noi li magnifichiamo, perché invece quelli sono veramente pezzi di lungimiranza palmare. E diceva la Giulia Maria Crespi che Pasolini era molto avversato, anche era mal tollerato anche dai giornalisti del Corriere della Sera, per cui tutto quello che si poteva fare, che si poteva dire di Pasolini, tutto il male che si poteva arrecare a Pasolini è stato fatto prima che venisse maciullato. Adesso si può solo ammirarlo da lontano e come dire, vederlo risplendere di luce propria. Mariano, la frase che più mi ha colpito, l'abbiamo anche raccontata in questa fototema, è quella sulla solitudine. Uno dei problemi più grandi, forse, della nostra società è che non nascono più grandi talenti forgiati dalla solitudine. L'universo social l'ha portato a condividere anche i malesseri. In passato alcuni malesseri, come possono essere dei malesseri anche personali, psicologici, caratteriali di alcuni grandi artisti, oltre a Pasolini mi viene in mente il più profano Nanni Moretti, o se vogliamo andare in America Woody Allen, avevano poi una formazione tale in questa solitudine che aveva uno sbocco naturale nei film, nell'arte, nella carriera appunto artistica, il voler raccontare una fotografia della realtà. Il problema più grande qual è? Che forse i social network hanno impedito di far sì che potesse fermentare questa nuova attività artistica nella nostra porzione di tempo, in quella che viviamo. Io penso a quanto ti debba sentire solo tu. Perché sentendoti parlare e sentendoti porre queste domande, fare queste riflessioni, mi viene quasi la malinconia, no? Del fatto che certi dibattiti si debbano fare con piacere, intendiamoci, certo, su Telebari e non su Rai 1, su Rai 2. Però aspetta, che mi hai fatto un assist, tu sai che io nasco nello sport, però mi hai fatto un assist, quindi non posso sottrarmi. Sì, ma questa è una sciocchezza. No, nel senso noi per questo abbiamo vinto. Io ti seguo. No, nel senso noi proprio con questo modo di fare giornalismo abbiamo vinto un premio recentemente all'Università di Macerata. Vabbè, come emittente. Adesso autoelogiare. Hai fatto un assist. Lascia che ti elogi io. Hai fatto un assist, io volevo solo fare gol. Ma da bravo lord devi incassare in silenzio, sì, e lasciami dire che sei bravissimo. Grazie. E che fai delle interviste che pesano, non tanto gli interlocutori. L'altro giorno vedevo su YouTube Pippo Baudo, che insomma un po' bollito è Pippo Baudo, però gli facevi delle domande che insomma lo tiravano su, che lo tenevano su. Mi stai dicendo quindi... che sono il Prozac di Pippo Baudo? Più che il Prozac, sì, antidepressivo. E vabbè, quindi sei bravissimo, ma questo l'abbiamo detto e quindi lo mettiamo nel cassetto.
Io penso che la solitudine, non mi ricordo più bene la domanda che mi hai No, il fatto, però concetto penso. proprio di solitudine, cioè non nasce più nulla nella solitudine, si vuole per Ecco, forza dire tutto. no, credo che la solitudine sia fondamentale per chiunque voglia distinguersi. Ora, parlavo di Alvise Cagnazzo e alla lunga Cagnazzo si distinguerà e si farà notare. E quindi la difficoltà di questi nostri tempi rumorosi in cui dobbiamo, come dire, fronteggiare l'horror pleni, come è stato definito. La cosa fondamentale è distinguersi dalla massa, cantare fuori dal coro, non assecondare il pensiero unico. Quindi la solitudine è indispensabile. Io vivo appartato, vivo solo, ma sono ben felice di farlo e non ci dobbiamo fare ingannare da questa facilità con cui ci affacciamo alla finestra dei social network, perché quella non è compagnia, non è sì una platea dove esercitare la propria vanità, ma è comunque compagnia virtuale, cioè non Qualcuno illudiamoci. lo ha definito autoerotismo moderno a livello del web, forse non è sbagliato. Mariano, noi ci risentiamo più là per parlare del tuo libro in uscita, lo posso dire con quale editore, vero? Sì. L'editore Con Salanim a Salani. marzo, quindi c'è un po' di tempo ed è per la prima volta, per quanto mi riguarda, un romanzo. Quindi poi se Ci vorrai sentiremo. richiamarmi ne parlerò molto Ci volentieri su sentiremo. Telebari. Anche se avessi parlato male di me, ti avrei richiamato perché ho molta stima del lavoro che fai. Grazie mille. Grazie, buona serata. Grazie mille a Mariano Sabatini, critico televisivo. Spesso e volentieri lo vediamo su Rai 2, Italia sul 2 e altri programmi del primo pomeriggio di Mamma Rai. Pubblicità.